Tanto tanto tempo fa, nel borgo di Donnas, viveva un fabbro molto abile che si era ridotto in miseria perché beveva come una spugna. Un giorno stava riposando sul divano, dopo aver scolato la sua ultima bottiglia, quando un uomo misterioso si affacciò alla porta. Propose al fabbro di prestargli molti soldi. Ma se fra 5 anni non me li avrai restituiti, ti porterò via con me. Lo minacciò. Si sente. Il fabbro accettò, ma mentre l'uomo misterioso usciva, si accorse che gli spuntava la coda. È il diavolo! Disse. Mi vuole portare all'inferno! Dopo 5 anni, l'uomo era disperato perché non aveva i soldi da restituire. Improvvisamente comparve una brutta vecchia che gli propose di aiutarlo se avesse riparato il suo imbuto. Il fabbro lo aggiustò, in men che non si dica, e la vecchia, contenta, pronunciò una formula magica. Piota de purzet, colla de tui, chissà sette su suffa, buzze pa me da laita ca. Colla de tui, piota de purzet, chi se cuzze su suffa, delle vese pensai e pa. Quando il diavolo tornò per riavere i suoi soldi, trovò il fabbro che dormiva. Essendo stanco, si sedette anche lui sul divano, tra i cuscini, e vi restò attaccato. Per essere liberato, dovette cancellare il debito del fabbro. I diavoli allora tornarono in due e proposero l'offerta al pittore, che non aveva più un soldo, perché aveva speso tutto per comprare i colori. Il pittore accettò, ma quando fu ora di restituire il denaro, si mise a piangere. Uè, uè, non ho più niente. A quel punto si presentò la vecchia, che in cambio di un bel ritratto pronunciò la formula magica. Rus, giaun, nero, i culurvere tu che? Rei domna pera finisse per ste. Bleu, vert, violet, se i culur vele tu che? Anna stato at pera finisse per smie. Boh, se vuoi ripetere. I diavoli toccarono i colori e si bloccarono. Erano stati trasformati. Scusate. I diavoli toccarono i colori e si bloccarono. Erano stati trasformati in statue di pietra. Per essere liberati, dovettero cancellare il debito del pittore. Allora ci provarono con il fornaio, che si era mangiato tutto il pane ed era rimasto senza un soldo. Il fornaio accettò il prestito, ma come gli altri, dopo 5 anni era disperato. Come farò, povero me? Non ho più un soldo. Fortunatamente si presentò di nuovo la vecchia, che in cambio di 2 pagnotte ben cotte pronunciò la formula magica. Fuà, fuà, brusa, brusa! Chi tozze la pala do pan a te, ai ai se bruse do nasi pei. Fuà, fuà, brusa, brusa! Chi tozze la pala do pan a te, ai, se brusate tollo darei! Appena i diavoli toccarono la pala per infornare il pane, si bruciarono le mani e il sedere. Per scappare dalle fiamme, allora cancellarono il debito del fornaio. Sempre più arrabbiati, si presentarono in 4 dal bottaio. Ma questa volta tutti gli abitanti del borgo, guidati dalla vecchia, stufi dei diavoli, li circondarono.
Li inseguirono lungo tutte le vie del paese e li ricacciarono giù all'inferno. I diavoli, furiosi, dissero al guardiano che vegliava sulla porta d'ingresso: non fare entrare mai e per nessun motivo gli abitanti del paese di Donnas. Ci hanno già dato abbastanza problemi. I bravi artigiani misero la testa a posto e ripresero a lavorare di buona lena, tanto che i romani chiesero loro di aiutarli a costruire la strada e l'arco, che ancora oggi vediamo a Donnas. Grazie quindi ai saggi artigiani del borgo, grazie al fabbro, al pittore, al bottaio, al fornaio e alla vecchia. Carabubu, bravi Didi, abracadabra. Bravissimo. Carabubu, bravi Didi, abracadabra. E alla fin, abracadabra. Cada um, cada um.